Campioni si nasce, non si diventa. Questa era la frase che circolava a casa mia quando avevo più o meno 10 anni. Io seguivo mio fratello maggiore che correva in moto, tanta passione ma pochissimi risultati. E questa sentenza di mia mamma su di noi era veramente difficile da digerire a 10 anni, perché era un po' come dire, beh, non siamo stati baciati dal Signore ed era veramente difficile riuscire a pensare di non poter stringere nessun successo quando sei così piccolo. E devo dire che questa frase mi ha condizionato tanto, così tanto che mi ha demotivato nella prima parte della mia infanzia, ma non del tutto, nel senso che non studiavo, perché tanto non avevo nessuna possibilità di poter arrivare, però osservavo un sacco gli altri, visto che gli altri sarebbero diventati qualcuno, io intanto osservavo gli altri, li studiavo. E passavo la maggior parte del mio tempo a firmare autografi nel sul mio diario, quando ero piccolo, e magari un giorno mi servirà. E intanto mi sono allenato a studiare gli altri, tantissimo. E devo dire che questo dubbio amletico tra il voler essere se stessi e il dover diventare qualcuno è una cosa che mi ha condizionato anche nella mia prima parte della carriera, perché quando guardavo gli altri modelli vincenti di allenatori dicevo, beh, sono molto diversi da me, quindi un'altra volta non ho speranze. E credo che questa cosa sia stata la cosa che, questo fraintendimento tra il voler essere se stessi e il dover diventare qualcuno, sia stato uno di quei fraintendimenti che mi hanno accompagnato tanto e una di quelle cose dove forse adesso ho messo di più la mia attenzione, perché il mio desiderio più grande quando entro in palestra è quello di mettere le mie ragazze nelle condizioni di esprimere se stesse. E mi piace tantissimo quel pezzo del film L'attimo fuggente, quando Robin Williams sale sulla cattedra, no? E poi fa salire i ragazzi sulla cattedra. E lui dice, trovate nuove strade. Ma la cosa bella che fa lui è che lui si toglie da modello e fa salire direttamente i ragazzi sulla cattedra. Cioè fa diventare i ragazzi il modello di se stessi. E fa salire tutti sulla cattedra. Quindi tutti hanno talento e tutti devono salire su quella cattedra a cercare il proprio modello, il proprio modo di essere. E oltre a questo fraintendimento, un altro di quelli che poi ho scoperto essere forse quello che mi ha condizionato di più tra i fraintendimenti nel mio lavoro è stato quello che lo sport non è una sfida contro qualcuno o essere meglio di qualcuno. E addirittura a volte vengono usati termini bellici per descrivere lo sport. E invece ho scoperto che la cosa bella di fare sport, soprattutto guardando i grandi campioni, è che è la sfida con se stessi. La sfida con se stessi è la sfida che alimenta un atleta. Quando vedete un grande campione, come può essere Valentino, come può essere Roger Federer, che a 40 anni non riescono a smettere, ma non lo fanno perché hanno ancora questa smania di per forza voler vincere, ma di mettersi ancora una volta alla prova. E questo lo fanno i grandi campioni, lo fanno gli imprenditori, lo fa chiunque ha voglia di sfidare se stesso. E questa sfida con se stessi è la cosa che, secondo me, è la prima cosa che dobbiamo fare. Ed è la prima cosa che ho chiesto alle ragazze. Sfidate voi stesse. Sfidate voi stesse ad essere le migliori al mondo. Ed essere migliori al mondo non è in funzione di qualcuno. Quando ho preso la nazionale, le ragazze venivano da un periodo un po' difficile e mi hanno chiesto, vogliamo andare in campo ed essere competitive contro chiunque? E io ho chiesto loro, beh, come pensate di poter correre più veloce del più veloce al mondo? Pensate ai 100 metri, come pensate di poter correre più veloce di Bolt? L'unico modo per correre più veloce di lui è correre ogni giorno più veloce di quello che siete abituati a fare. E poi piano piano il correre più veloce di Bolt sarà una conseguenza, ma non un obiettivo. E devo dire che su questa cosa bisogna stare molto attenti a cos'è che ci muove. Se sono i desideri o i sogni. Perché una di quelle cose che ho scoperto nella mia carriera è che molto spesso i sogni sono pericolosi.
perché ti gratificano solo nel momento in cui li realizzi, durano un attimo e soprattutto ti motivano in base a quanto li senti vicini. I desideri invece sono quella cosa che ti motivano già solo per il fatto che la vivi, cioè tipo quando io entro in palestra e sento di voler mettere le mie ragazze nella condizione di essere le migliori al mondo, io sto bene, non è detto che ci riesca. Quello è l'oggetto del desiderio, è un'altra cosa. Ed è solo una conseguenza. E in questa sfida con voi stessi ve la giocate su tre aspetti. Il primo è il sapere. Dobbiamo conoscere tanto di noi e di quello che ci circonda. E molto spesso il cosa facciamo, il cosa sappiamo, è sottoposto a un giudizio. E la cosa che vi dico, state attenti ai giudizi, perché il giudizio è solo una foto della realtà, non è la verità. Quindi un punto non determina una tendenza, un'azione non rispecchia la vostra identità. Quindi il sapere, avere tante informazioni, è basilare solo per un motivo, perché da quelle informazioni dovete saper fare qualcosa di vostro, ossia tradurre tutte quelle informazioni in un apprendimento, in una percezione, in un'intuizione che è vostra, che è assolutamente vostra, che fa parte di voi. Ma l'ultimo livello in cui si fa la differenza è il saper essere. Quindi se il sapere è importante, il saper fare è qualcosa che fa parte del vostro talento, il saper essere, il perché fate le cose, il perché siete unici e siete autentici è la cosa più importante. Ogni tanto sento persone che mi dicono le tecniche per comunicare sono queste, queste e queste, un sacco di regole. Secondo me l'unica tecnica per comunicare è essere autentici, essere se stessi a mille. Però questa è solo la prima sfida, la sfida con voi stessi, perché poi ve la giocate su altri due campi. È la sfida con l'ambiente, ossia con la squadra. E nella sfida con la squadra, la cosa che secondo me è più importante è dare il nome giusto alle cose. Quando sono tornato dal mondiale, tutti mi dicevano: ah, ma questa medaglia profuma d'oro, pesa come l'oro, assomiglia all'oro. La mia medaglia è d'argento, profuma d'argento, è tutta d'argento. E per come la guardo è d'argento ed è giustissimo valorizzarlo per quella che è, dare un nome. Molto spesso noi sbagliamo a dare il nome alle cose, perché perdere è normale, perdere non è sbagliato, perdere è normale, vincere è speciale. E se noi cambiamo il valore a queste due cose, tutto si complica, tutto diventa molto più difficile. E molto spesso poi noi non cogliamo le occasioni, perché il caso non esiste, esistono le occasioni, ma spesso le occasioni hanno una forma e soprattutto un sapore che a volte non è quello che noi ci aspettiamo. E quando a volte vengo etichettato come uno ottimista, io non mi ritengo un ottimista, uno che vede il bicchiere mezzo pieno, perché secondo me i bicchieri non vanno mica guardati, vanno bevuti. Bravo. E quindi se... E quindi se ci capita un bicchiere di quelli difficili di digerire, dobbiamo tapparci il naso ma buttarlo giù, perché oggi ci tocca bere quello. E quando invece, visto che siamo in Veneto, beviamo un buonissimo calice, dobbiamo restare sobri. Ed è lì, è nell'equilibrio che poi troviamo la nostra strada. Ultima sfida, quella con l'avversario. Beh, nella sfida con l'avversario, la cosa che è più importante è vivere il momento, è vivere il presente. Quando io chiedo alle mie ragazze cos'è che vi accompagna nella massima prestazione e cos'è che pensano quando sono in massima prestazione, loro mi rispondono a niente. Hanno un vuoto assoluto. Un vuoto assoluto, e sapete perché? Perché stanno sfidando loro stesse. Stanno sfidando loro stesse e l'avversario è solo il metro di misura per vedere dove sono arrivate. E questo è il più grande antistress e antidepressivo del mondo. Perché quando tu vivi in sfida con te stesso e non per essere superiore a qualcuno, vi assicuro che vi cambia la vita. E in questa sfida con se stesse, molto spesso siamo noi allenatori che facciamo un po' di confusione. Perché molto spesso noi allenatori cambiamo il valore alle cose, perché loro sono così immersi in quello che stanno facendo che alla fine è come se fosse un giorno normale, non è una finale. Loro semplificano una finale trasformandolo in un giorno normale
e rendendo quel giorno normale poi finiscono per trasformarlo in speciale. Beh, in questa operazione di vuoto che le ragazze fanno, noi allenatori a volte facciamo dei danni. Dei danni del tipo, ok, oggi dobbiamo fare la partita perfetta. Bene, allora gioca tu. Oggi dobbiamo dare il 120%. 100 non basta? Cioè, 120. È solo l'indice che non ci fidiamo della nostra identità. Non è sufficiente per vincere, perché crediamo che gli altri abbiano un'identità migliore della nostra, e quindi che facciamo? Incominciamo a dire queste cose, come dire, la nostra identità non è sufficiente. E togliamo le ragazze da quel vuoto che invece loro hanno bisogno per essere in massima prestazione. E volevo chiudere, visto che avevo parlato un po' di fraintendimenti, no? Essere o diventare, il fraintendimento, no? Sogni e desideri. Ma sapete qual è il fraintendimento più grande? È che mia mamma aveva ragione. Campioni si nasce. Io ho una bimba piccola. E quando è nata la mia bimba, mi sono reso conto che campioni si nasce. Quando lei aveva un anno e si arrampicava sul divano, non c'era fortunatamente la mamma, sale sul divano e cade. Po', una craniata incredibile. Non c'era la mamma, ero tranquillo, la rimetto su. Lei finisce di piangere, ci riprova, ricade. E io, sei stupida? No, è una campionessa, perché è ossessiva e curiosa come un campione. Sono solo due, e vi saluto con questo, le cose che ci tolgono il fatto di essere campioni. I giudizi e le paure. I giudizi e le paure ci tolgono questa possibilità di essere campioni, di essere ogni giorno allenati ad essere i migliori al mondo. Buon allenamento.